Nel giro di 24 ore sono morti due anziani in Molise a causa del coronavirus. Si tratta di un paziente che era ricoverato nel reparto di malattie infettive e di un assistito della casa di riposo di Cerce Maggiore che era risultato positivo al Covid. Sale a 216 il numero dei tamponi positivi, 7 in più e in provincia di Campobasso. Ieri sera invece è positivo anche un dipendente della Gea Medica di Isernia. La struttura, in attesa dei tamponi, oggi ha comunicato bloccate le dimissioni. Case di riposo sorvegliate speciali in questo drammatico momento che sta facendo registrare un incremento dei numeri positivi in Molise. In diretta il governatore Donato Toma. Venafro fa i conti con l'inasprimento delle ordinanze come a Pozzilli e Agnone. In diretta con noi il sindaco Alfredo Ricci. Anche al Vietri di Larino di 6 anziani che erano stati trasferiti da Cerce Maggiore perché inizialmente negativi al test, 5 sono invece risultati positivi al secondo step. Il direttore generale dell'ASREM: si trovano in un'ala della struttura ben isolata. Don Franco Donofrio, parroco di San Paolo e direttore della Caritas, formula gli auguri di questa anomala Domenica delle Palme a tutte le comunità del Molise. Racconta poi dei poveri in questo momento per loro ancora più difficile, ma anche della grande solidarietà che è emersa durante questo periodo. Buon pomeriggio a tutti voi e buona Domenica delle Palme, per quanto anomala essa sia. E allora, nel nostro telegiornale ovviamente l'ampia pagina dedicata a questa emergenza, avremo collegamenti con il governatore del Molise, Donato Toma, ma andremo anche a Venafro in diretta con il sindaco Alfredo Ricci, che ci racconterà dell'inasprimento delle restrizioni relative a Venafro, ma anche a Pozzilli e ad Agnone. Questo è dato nel corso del nostro TG, che apre, come sempre, prima di tutto, con il bollettino. Sentite. Ieri sera, quando il bollettino dell'ASREM sembrava aver definito la giornata di sabato, l'elenco si è allungato invece con un altro decesso. È morto un anziano di Campobasso, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli a causa delle complicanze dovute al virus. E questa mattina un secondo decesso. Un altro anziano ha perso la vita. Si trovava nella casa di riposo di Cerce Maggiore ed era risultato positivo al Covid. Dunque sale a 13 il numero dei decessi in regione causati dal coronavirus. E 13 vittime piazzano il Molise tra le realtà che finora hanno fatto registrare la più alta letalità apparente rispetto al numero dei positivi e dei tamponi effettuati. Sono 7 invece i nuovi contagi certificati tra Campobasso e Baranello, dove nelle scorse ore è stato ricoverato un amministratore comunale positivo al Covid. A mezzogiorno di oggi, quindi, sono 1.503 i tamponi processati, di cui 1.287 quelli negativi. 216 sono i tamponi positivi, 164 nella provincia di Campobasso, ferma 42 quella di Isernia e 10 persone di fuori regione. All'ospedale Cardarelli i ricoverati sono 30, 22 in malattie infettive, 4 in terapia intensiva, 2 in terapia subintensiva e si tratta dei due pazienti bergamaschi. 162 invece i pazienti in isolamento domiciliare o dimessi dalla struttura ospedaliera. 9 i positivi ancora ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, 2 della provincia di Campobasso, 2 di Isernia, 5 di altre regioni. Positiva al Covid ieri sera anche una dipendente della casa di cura Istituto Europeo di Riabilitazione Geomedica di Isernia, che era in malattia dall'inizio della penultima settimana di marzo. Sta bene ed è in sorveglianza sanitaria al suo domicilio. È entrata in malattia alla comparsa dei primi sintomi febbrili. La direzione della Geomedica ha comunicato a tutte le autorità sanitarie l'elenco dell'altro personale della casa di cura con cui vi è stato contatto e si attende quindi che siano disposti nuovi test diagnostici. Pertanto, si legge in una nota della struttura, le dimissioni dalla casa di cura sono attualmente sospese e continuano nella sorveglianza sanitaria introdotta con i provvedimenti governativi e ministeriali per le emergenze epidemiche in atto, sia per il personale che per gli assistiti, che non mostrano al momento apparente sintomatologia ricollegabile.
Allora, questo era il bollettino di questa mattina, quindi purtroppo positivi in aumento, ci sono stati due decessi. Affrontiamo la questione con il presidente della regione, Donato Toma, che vedo già in monitor, lo abbiamo in collegamento Skype. Presidente, buona domenica delle Palme. Buona domenica a lei e a tutti i telespettatori. Una domenica delle Palme che si apre purtroppo non nel migliore dei modi. Beh, si apre come era la tendenza. Io l'ho anticipato nei giorni scorsi che stavamo andando verso un'impennata dei casi. Il nostro modello ce lo anticipava e adesso non dobbiamo fare altro che affrontare le situazioni. Eravamo preparati ad affrontare. Stasera avrò una riunione alle 19, con l'unità di crisi. La riunione più che altro sarà affrontata, affronterà, sarà improntata sulle case di riposo e su come, passare alla fase operativa per le case di riposo. Avete già in mente una soluzione, Presidente, su come far fronte a queste strutture attenzionate speciali in questo preciso momento? Intanto le case di riposo sono oggetto di accertamenti e di tamponi, per cui stanno venendo fuori diversi positivi che prima non si erano individuati e quindi abbiamo degli spazi da utilizzare, abbiamo Larino e abbiamo Venafro. Stasera discuteremo come passare alla fase operativa immediatamente su queste due strutture. Presidente, siamo nel pieno del picco o ci stiamo solo avvicinando? Beh, io ritengo che la settimana clou sarà questa che si apre domani. Abbiamo avuto l'impennata, così la chiamiamo, e dopo questa impennata ci saranno altri, penso che ci saranno altri casi. Poi dovremmo andare a scendere, un po' sulla falsariga di quello che sta avvenendo al nord. Presidente, in virtù di quanto insomma, è previsto, ma anche dei numeri già esistenti, immagina nuove ordinanze, ulteriori restrizioni, per esempio su Campobasso, dove c'è un alto numero di persone positive. Guardi, Campobasso ha un numero superiore a 50 su una popolazione molto vasta. Chiudere Campobasso, tra virgolette, non avrebbe senso. Invece ha senso quello che le forze dell'ordine stanno facendo, cioè stanno controllando in maniera più puntuale, con maggior pressione, alcuni quartieri dove la presenza delle quarantene è maggiore. E questa è un'attività che va fatta. Tenga conto che oggi le ordinanze hanno un senso molto relativo perché già non ci si può muovere da un comune all'altro. Noi abbiamo obbligato in alcune zone, cosiddette zone rosse, a mettere la mascherina per chi entra e per chi esce, ma quella è una misura che protegge gli altri territori, non il territorio circoscritto. Il territorio circoscritto si protegge facendo rimanere a casa i cittadini. Sono quelli che entrano per lavoro e quelli che escono per lavoro che si devono proteggere. Comunque, diciamo che Campobasso sta rallentando, se può essere psicologicamente d'aiuto. Presidente, riguardo ai tamponi, al momento si stanno scegliendo le classi ovviamente più esposte perché siano sottoposte al test. Immaginate di estendere questa misura anche ad altri? La misura è già stata estesa ormai da giorni. Noi siamo in linea con quanto indicato dal Ministero della Salute, cioè i tamponi vanno fatti in primis ai soggetti che hanno sintomi da coronavirus, ai soggetti accertati, ai contatti dei soggetti accertati positivi, vanno fatti ai sanitari. Tutti coloro i quali svolgono, sto parlando dei medici,
di infermieri, degli operatori sanitari, degli autisti, svolgono attività di pronto soccorso o in malattie infettive o hanno avuto contatti molto stretti in questi reparti, facciamo i tamponi. Per la verità, abbiamo già fatti i tamponi un po' a tutti i sanitari, sia a Isernia che a Termoli che a Campobasso. Poi ci sono, li stiamo facendo agli ospiti delle case di riposo dell'RSA e agli addetti perché il sospetto è che se qualcuno di questi addetti si è infettato possa portarlo nelle varie case di cura in cui questi addetti operano, perché in genere le cooperative hanno più case di cura in carico. A proposito delle case di riposo, Presidente, ne parlavamo poc'anzi anche con il direttore generale dell'ASREM, manca il personale sanitario adesso. Questa è l'emergenza nell'emergenza. In realtà noi abbiamo strutture e spazi, non abbiamo personale sanitario, non abbiamo medici a sufficienza, nonostante abbiamo avuto una serie di domande, abbiamo fatto delle assunzioni, non abbiamo infermieri a sufficienza, non abbiamo OSS a sufficienza. Perché c'è un po' come dire, non sono, molti non sono propensi ad andare in zona a rischio, chiamiamola così, e quindi magari preferiscono le zone dove si pensa che si guadagni di più, non lo so, noi li paghiamo, ma non ne abbiamo di queste schiere che qualcuno mostrava di avere. Che possiamo dire allora in chiusura di questa intervista? Chi insomma potrebbe prestarsi a fare quest'opera ed è titubante al riguardo? Allora io faccio un appello, abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di infermieri, abbiamo bisogno di operatori sanitari. Senza bandi, senza selezione, presentatevi alla ASREM, contattateci, contattate la Protezione Civile, contattate la ASREM, contattate la Regione, ma primariamente Protezione Civile e ASREM. Abbiamo necessità di medici, infermieri e operatori sanitari. Questa è la guerra che dobbiamo vincere. In tempo di pace sono tutti eroi. Grazie Presidente, grazie, buon lavoro e buona domenica. E Grazie anche a lei e a tutti voi. continuiamo a parlare di Covid, lo facciamo raccontandovi di 5 anziani positivi che erano stati trasferiti da Cercemaggiore al Vietri. Inizialmente erano risultati negativi, al secondo step il tampone si è positivizzato, dunque 5 anziani su 6 si trovano adesso al Vietri di Larino. Abbiamo intervistato il direttore generale dell'ASREM. Oreste Florenzano, direttore generale dell'ASREM, direttore, buongiorno, buona domenica delle Palme, una domenica che però si apre purtroppo con un bilancio non propriamente positivo rispetto alle ultime ore. Sì, buongiorno a tutti. Purtroppo registriamo due decessi. Uno in ospedale, dalle malattie infettive nella serata, e invece uno stamattina nella casa di riposo di Cercemaggiore. Queste sono notizie che noi non vorremmo mai dare, purtroppo. Oggi è così. E ci sono quanti nuovi contagiati? 6 cluster già conosciuti? Sì, sono cluster già conosciuti, siamo arrivati a 216 come casi totali. I tamponi ormai superano i 1500 effettuati e in queste ore stiamo cercando di risolvere la criticità che abbiamo avuto ieri nella casa di riposo di Agnone. Come state cercando di risolverla e a che punto siamo con la soluzione che avete paventato? Noi abbiamo allertato un po' tutte le autorità perché lì è un problema particolare. Gli ospiti sono risultati positivi al Covid, però sono asintomatici, quindi in realtà se non fossero nella situazione nella quale sono, dovrebbero rimanere in isolamento domiciliare. Abbiamo un po' di problemi con la casa di riposo. Problemi legati alla gestione e quindi abbiamo cercato tramite l'intervento della Croce Rossa, della Protezione Civile, di avere un supporto. Non siamo al momento riusciti ad avere un supporto e quindi stiamo procedendo a contrattualizzare comunque, come già stavamo facendo, infermieri e OSS
per dare una prima assistenza nella casa di riposo. Quindi manca personale che si occupi di queste persone? Sì, per la casa di riposo manca personale. Senta, al Vietri invece si registrano delle situazioni difficili, mi pare di aver capito, perché sui 6 trasferiti 5 sono positivi, quelli di Cerce Maggiore? Allora, ebbene, la ringrazio della domanda perché è molto importante per me chiarire. Noi abbiamo cercato di dividere le due coorti, quelle dei positivi da quelle dei negativi, e quindi abbiamo effettuato i tamponi e c'erano questi sei pazienti che erano negativi. Ovviamente il virus si incuba, quindi era probabile che loro poi avessero manifestato l'infezione. Però era nostro dovere provare a separare immediatamente le coorti, come abbiamo fatto. E le abbiamo posti in una sezione molto separata di Larino. Larino è un quadrilatero in cemento, quindi c'è un percorso completamente diviso da tutto il resto, delle stanze completamente isolate da tutto il resto, con personale che assiste diverso da quello che assiste gli altri pazienti dell'ospedale, e anche il lavanolo, anche i pasti, eccetera, sono tutti veicolati in maniera distaccata da quello che è il resto dell'ospedale. Questo appunto per garantire il maggiore isolamento possibile. Quindi resteranno a Larino questi 5 positivi, questi 5 anziani positivi. La vicenda anche di Agnone sta dimostrando un attimo la difficoltà, perché, e questo ce lo aspettavamo, perché tutte le case di riposo che ci sono nel Molise ci preoccupavano, come infatti insomma, si sta un po' verificando. E quindi è opportuno trovare delle soluzioni. Quando non riusciamo a tenerli nella stessa casa di riposo, come in parte abbiamo fatto per Cerce Maggiore, ovviamente dobbiamo trovare delle soluzioni alternative, soluzioni che ci impongono modifiche anche a quello che noi avevamo predisposto, utilizzando tutte le forze che abbiamo in campo. E quindi, come ricorderete, sono stato quasi ossessionato sull'uso di Larino e Venafro, e noi abbiamo sempre cercato appunto di spiegare quali erano le capacità assistenziali. Adesso, se ci troviamo di fronte a degli anziani che sono positivi ma sono asintomatici, quindi non hanno bisogno di una particolare cura, è opportuno utilizzare anche queste risorse. La situazione su Isernia invece, direttore? Stiamo facendo tutte le verifiche, ovviamente avete visto che abbiamo processato un numero notevole di tamponi, lo stiamo continuando a fare e lo continueremo a fare, quindi stiamo vivendo l'evoluzione del momento e reagiamo a secondo di quelle che sono le circostanze che troviamo. Siamo arrivati al picco, direttore? È difficile dirlo perché c'è una discrepanza tra il numero dei tamponi che si effettuano e i casi positivi che si ritrovano. Quindi i casi si stanno incrementando, ma si stanno incrementando anche perché stiamo facendo più tamponi. Quindi dire che siamo al picco è difficile ancora. Quello che è importante dire è comunque quello di mantenere l'atteggiamento razionale che è stato sempre mantenuto fino adesso, e se è possibile anche quello di farci lavorare, perché adesso con questo innalzamento delle criticità non le nascondo che diventa più difficile anche per alcune levate di scudi che si fanno. E io invece avrei bisogno, e avremo tutti bisogno, di una condivisione di quello che stiamo facendo, perché diventa una difficoltà nella difficoltà affrontare questa situazione, e sinceramente non ce lo possiamo consentire. Un'ultima domanda, a fronte di questo incremento delle persone positive e anche di coloro che hanno bisogno di cure in ospedale, siamo in una condizione di criticità per il nostro ospedale o ancora ce la facciamo a reggere? No, ancora ce la facciamo perché i numeri dei ricoveri in malattie infettive e in terapia intensiva, quelle in terapia intensiva in decremento, e ci consentono ancora la copertura dei posti. Quindi in questo momento non siamo in difficoltà su questo fronte. Se dovessimo andare in difficoltà, avete già in mente come agire?
Se si va in difficoltà c'è la famosa quarta fase che deve essere attivata e ci sono quindi gli strumenti per affrontare anche le ulteriori criticità. Che cosa prevede la quarta fase? La quarta fase prevede l'utilizzo di posti di terapia intensiva anche di altre strutture private e quindi l'ampliamento anche di tutte le risorse che noi abbiamo a disposizione, quelle pubbliche, cosa che stiamo facendo in questo momento. E poi infine c'è l'attività della CROSS. La CROSS è un'attività sopra le regioni che è quella in base alla quale, per esempio, noi abbiamo ospitato dei pazienti provenienti da altre regioni, di due bergamaschi. Quindi, però, questo è giusto per prospettare, però non siamo ancora in questa fase. Bene, Venafro, Pozzilli, Agnone sono i tre comuni raggiunti dalle ordinanze dell'ultima ora emesse dalla Regione e che riguardano l'obbligo di indossare le mascherine per chi entra e per chi esce da questi comuni. Parliamo di queste ordinanze, ma anche dell'atmosfera che si respira nei comuni cosiddetti zona rossa con il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. Sindaco, buon pomeriggio e buona domenica. Buon pomeriggio e buona domenica delle Palme a voi e a tutti i telespettatori. Grazie Sindaco. Allora, l'atmosfera si è inasprita ulteriormente a Venafro, no? Beh, diciamo che la gente al concetto della zona rossa in realtà si era già abituata dal 21 marzo, da quando è stata istituita la prima volta dopo i contagi che si erano riscontrati al Neuromed. E devo dire che la popolazione all'inizio è stata molto preoccupata da questa istituzione di zona rossa, però nei giorni ha capito che si è trattato di una misura nell'interesse di tutti. Tanto è vero che non nascondo che all'approssimarsi della conclusione del periodo delle 2 settimane ho ricevuto diverse sollecitazioni affinché mi facessi in qualche modo portavoce presso il presidente della regione della possibilità di prorogare questa zona rossa. Infatti io quando con il presidente ne abbiamo parlato, sono stato assolutamente favorevole rispetto all'idea di questa proroga che poi è stata disposta l'altro giorno. La preoccupazione, diciamo che negli ultimi giorni è particolarmente salita perché noi nel giro di 3-4 giorni abbiamo registrato all'improvviso 4 casi di positivi e quindi inevitabilmente questo ha determinato un po' di agitazione. Chiaro, io ho spiegato chiaramente a tutti i cittadini che la preoccupazione è normale che ci sia, ma era prevedibile che dei casi si riscontrassero in una città che appunto è stata dichiarata zona rossa. Rispetto a questa situazione, che sia la zona rossa o siano i contagi che emergono e che non è escluso che possano aumentare, perché stanno aumentando in tutta Italia, insomma, no? Rispetto a tutto ciò, l'importante è continuare a rispettare le regole, anzi, deve essere uno stimolo in più a non allentare l'attenzione rispetto a quelle che sono le esigenze di tenersi a casa, di limitare gli spostamenti e di avere ancora pazienza per qualche tempo. Poi c'è questa questione delle mascherine, ed era bene fare chiarezza perché tanti cittadini dalle zone di Venafro, anche di Pozzilli, hanno scritto in redazione, non hanno ben compreso se sono obbligati ad indossare la mascherina nel comune o soltanto per coloro che entrano ed escono dai comuni interessati. Ma guardi, la zona rossa si caratterizza per essere una misura di precauzione che serve a limitare ulteriormente i movimenti in ingresso e in uscita, ma a lasciare all'interno della città le regole con le limitazioni generali che ci sono e che c'erano anche prima dell'istituzione appunto della zona rossa. Cosa intendo dire? Nel momento in cui il 21 marzo è stata istituita zona rossa, Venafro. All'interno di Venafro le limitazioni erano sempre le stesse, vi erano maggiori limitazioni in ingresso e in uscita. Oggi prevedere dei posti di blocco all'ingresso di Venafro nel momento in cui il governo ha vietato gli spostamenti da un comune all'altro evidentemente non era più possibile, non aveva più senso perché siamo tutti una super zona rossa ormai nel nostro paese. E allora sono state introdotte queste ulteriori limitazioni che prevedono l'uso della mascherina per quei cittadini che escono da Venafro perché hanno motivi di salute o di lavoro urgenti che giustificano la fuoriuscita dal comune e che vi rientrano.
All'interno di Venafro l'obbligo non c'è. C'è ovviamente una misura di precauzione che ognuno può ed è auspicabile che adotti, ma dico anche di più rispetto a tutto questo. Innanzitutto, io anche per Pozzilli ed Agnone, come presidente della provincia, sto inoltrando in queste ore una richiesta alla Protezione Civile di tenere conto di queste esigenze particolari di questi territori e quindi di ipotizzare una fornitura di mascherine ulteriori per coloro che dovessero averne bisogno. In più però aggiungo che noi come comune, già da giorni, prevedendo che vi sarebbe stata la necessità, a prescindere dalla zona rossa, di utilizzare qualche mascherina in più, ci eravamo attivati, per cui noi tra qualche giorno avremo le giuste quantità di mascherine che distribuiremo a tutta la cittadinanza. Vede, ci vuole qualche giorno per organizzarci, perché quando si hanno comunità di 1.000-2.000 abitanti è facile organizzarsi. È chiaro che quando come Venafro ragioniamo di quasi 12.000 abitanti, il discorso si fa un po' più Cambia complicato. Però le radicalmente. dico che io insieme agli altri colleghi dell'amministrazione ci stiamo organizzando già da giorni e quindi saremo pronti per riscontrare le esigenze delle famiglie. Però non dimenticando mai che la mascherina serve per uscire di casa eventualmente, non obbligatoriamente, ma come misura di precauzione. E allora ricordiamo ancora una volta che tutte queste esigenze di uscire di casa non ci sono, anzi le limitazioni valgono sempre. Quindi una persona per famiglia, se ha motivi di approvvigionamenti alimentari o di medicinali o particolari situazioni di necessità, può anche uscire, ma gli altri devono restare a casa. E quindi della mascherina non hanno bisogno. Però, ripeto, noi come amministrazione faremo fronte alle esigenze della nostra comunità. A proposito della necessità di non uscire di casa, no? Venafro ha una comunità rispettosa delle regole o indisciplinata? No, devo dire che i venafrani stanno tendenzialmente rispettando le regole. Non le nascondo che da un po' di giorni a questa parte sarà un po' perché probabilmente in qualcuno è sopraggiunta la stanchezza dopo settimane di sacrifici, sarà perché le belle giornate invogliano a uscire, ho notato che c'è qualche persona in più in giro. Io allora ho fatto e faccio un appello a tutti i cittadini a non abbassare la guardia, anzi i casi di positivi che si sono riscontrati nei giorni scorsi sono un segnale che devono indurre ognuno di noi a tenere duro ancora per non vanificare i sacrifici fatti nelle scorse settimane. È chiaro che oltre che gli inviti, a breve, nei prossimi giorni, chiaramente, aumenteranno i controlli, aumenteranno le sanzioni, perché chi lo capisce è bene, chi non lo capisce lo capirà ugualmente. Benissimo, sindaco, la ringrazio, le auguro un buon pomeriggio e una buona domenica. Grazie, ancora buona Domenica delle Palme e buon lavoro. Grazie. Parroco di San Paolo, ma anche direttore della Caritas. In questa domenica, l'abbiamo detto, un po' anomala purtroppo per festeggiare come non si può, c'è il suo augurio a tutte le comunità del Molise, ma anche il suo racconto su chi in questo momento sta soffrendo ancora di più, i poveri. Don Franco D'Onofrio, Domenica delle Palme, una domenica anomala in virtù di questa emergenza, chiese purtroppo senza fedeli. Lei ha celebrato messa comunque questa mattina in diretta. Qual è il messaggio che deve arrivare oggi a tutti coloro che non hanno potuto seguire da vicino il momento eucaristico? Il messaggio è quello che sicuramente stiamo perdendo qualcosa nel non incontrarci come comunità, però dobbiamo vivere tutto questo in un'ottica d'amore. Se stiamo celebrando la Settimana Santa, è il cuore delle celebrazioni per vivere l'amore di Dio. E oggi dobbiamo essere capaci di leggere i segni dei tempi, e in questa situazione il segno dei tempi è quello di, per amore degli altri, saper rinunciare anche allo stare insieme come comunità di preghiera, come comunità civile, in quelle che sono anche le tantissime belle manifestazioni che durante la Settimana Santa si svolgono nei nostri territori e nella nostra città. Mi viene in mente il Venerdì Santo,
È chiaro che è una grande perdita spirituale, culturale, quella di non poter vivere il Venerdì Santo come siamo abituati a viverlo, ma non solo a Campobasso, anche nei nostri paesi, in tutte le comunità. Però dobbiamo viverlo con il cuore di quello che è il Venerdì Santo, che è l'amore di Dio. E questo amore ci deve portare oggi al rispetto degli altri, all'amore nei confronti degli altri e quindi essere capaci di stare in casa proprio con questo sentimento di amore perché prima possibile possa finire tutto ciò e prima possibile possiamo tornare nuovamente a riabbracciarci nelle comunità sociali e ecclesiastiche. Don Franco, tante famiglie faranno a meno del ramoscello d'olivo oggi, o c'è una soluzione al riguardo per chi vuole avere in casa quel ramoscello segno di pace e di speranza anche? Ma sì, l'alternativa c'è ed è forte. Intanto la preghiera nella comunità della casa, che è una cosa importante. E poi sappiamo bene che ognuno di noi ha sempre, purtroppo, qualche persona che, come dico io, come i bambini, ci sta qua. Forse è l'occasione, proprio in questa giornata, di prendere il telefono, di fare quella famosa telefonata. Per rappacificarci, per chiedere perdono, per chiedere scusa, per accettare le scuse di qualcuno o con qualcuno, per cui peraltro a volte ci rendiamo conto, e questo è un tempo favorevole proprio, renderci conto che tante volte tanti piccoli screzi, tante rotture di rapporti è per cose che oggi finalmente stiamo ritenendo inutili. Mi riferisco a chi non si parla da 20 anni. Per mutum la da terra da chiuo da meno, insomma. Don Franco, lei è anche direttore della Caritas e questa emergenza colpisce purtroppo soprattutto chi ha più bisogno. A Campobasso, che realtà c'è e come si sta gestendo questa emergenza per coloro, insomma, che sono più sfortunati? Allora, intanto mi date l'opportunità di ringraziare prima di tutto tutte quelle persone che in queste settimane, giorno dopo giorno, e continuano, stanno chiamando la Caritas parrocchiale, ma non solo la Caritas parrocchiale, quella diocesana, i vari parroci, molti che si sono messi a disposizione, industriali, commercianti, ma anche persone normali, con piccole e grandi donazioni. Questo significa che, e voglio ringraziare tutti questi, che c'è veramente un'attenzione per chi più ne ha bisogno. Sì, le famiglie che stanno chiedendo il nostro aiuto, sono aumentate vertiginosamente e aumentano giorno dopo giorno. Cerchiamo di, continuare a fare il nostro servizio, sia col porta a porta, sia, con l'ascolto tramite telefono e cercando di, risolvere tutti i problemi possibili. Su questo devo ringraziare anche la rete che stiamo facendo con il Comune di Campobasso, con i servizi sociali, con la Protezione Civile, con la Questura. Ecco, grazie veramente a tutti perché sono tanto che le esigenze di povertà delle famiglie aumentano giorno dopo giorno, però contemporaneamente aumenta anche la solidarietà e la gioia di poterli servire. Grazie Don Franco, grazie per questo bellissimo messaggio di amore e soprattutto di speranza. Grazie a tutti voi e permettetemi un grande saluto, in modo particolare ai miei parrocchiani. Ma a tutti coloro che ci vedono in questo momento, buone palme a tutti. La Fondazione Gemelli Molise ha donato all'ospedale Cardarelli di Campobasso un ventilatore polmonare per la terapia intensiva. Un altro straordinario gesto di solidarietà e condivisione che arriva questa volta dalla struttura di Montevairano, accompagnato dal messaggio "Siamo tutti molisani insieme, ce la faremo". Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in occasione del messaggio augurale alla città, ricorda l'importanza di restare a casa, di non uscire e annuncia al riguardo un'intensificazione dei controlli in occasione della Settimana Santa.
Sindaco Gravina, allora una domenica delle Palme un po' atipica e io aprirei questa intervista che ci racconterà anche dell'andamento dell'emergenza Covid in città, innanzitutto con un messaggio augurale alla popolazione. Bella, è una domenica delle Palme sui generis, penso che nessuno l'abbia mai affrontata, se non in altri periodi che evocano comunque altri ulteriori tristi ricordi. Si sta in casa, l'ho detto, la domenica delle Palme sarà purtroppo uguale alla domenica di Pasqua, sarà purtroppo uguale a Pasquetta. Dobbiamo stare in casa, dobbiamo assolutamente evitare riunioni di famiglia perché questo significherebbe creare nuovi focolai. E sinceramente non ce lo possiamo assolutamente permettere per la salute di tutti noi. L'andamento dei contagi in città. L'andamento dei contagi oggi si registrano appunto ulteriori 3 casi, stiamo valutando appunto di capire bene dove sono insomma, localizzati, dovrebbero essere comunque riferibili ad ulteriori gruppi già noti. È un andamento che insomma era prevedibile, ma devo dire per fortuna è ancora contenuto, ed è questo il senso del distanziamento sociale che dobbiamo tenere, perché grazie a questo distanziamento riusciamo a contenere il contagio in raffronto a quello che è accaduto purtroppo al nord, dove lo vedete, e anche in alcune zone del centro, dove lo vedete, la curva continua a crescere in modo importante, anche se sta diminuendo. Noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo cercare di invertire la rotta il prima possibile e solo con un comportamento responsabile possiamo farlo. I cittadini hanno percepito la necessità di indossare le mascherine, però c'è anche tanta confusione al riguardo, no? Allora, sulle mascherine, io capisco la buona fede, diciamo così, le richieste che provengono anche per esempio da una parte politica per Campobasso o quello che è accaduto in altri paesi, però bisogna essere seri e concreti. Allora, immaginare di fornire le mascherine a tutta la popolazione per un comune come Campobasso, anche considerandone non certo 50.000 ma 30.000, e considerato che le mascherine hanno una durata limitata, quindi durano una settimana, non di più, significherebbe dare una fornitura straordinaria quando le stesse strutture sanitarie, immagino le strutture di lungo degenza, immagino alle strutture, diciamo così, socio-assistenziali, hanno difficoltà a reperirle. Quindi la regola è sicuramente quella di coprirsi il volto, utilizzando anche, diciamo così, anche delle maschere fatte in casa, ma ricordiamolo nella maniera più assoluta. Non si deve ingenerare la convinzione che indossare qualcosa che copra il viso significhi avvicinarci alle persone, magari salutandoci, abbracciandoci o avere comportamenti scorretti. Assolutamente no. La mascherina, anche quella tra virgolette di fortuna, va indossata perché limita, diciamo così, la possibilità di contagiare, non di contagiarsi. Quindi ricordiamolo, è una buona norma, è sicuramente importante e preferibile utilizzare prodotti che siano certificati, perché altrimenti il rischio è che subentrino ulteriori problemi, difficoltà respiratorie, allergie, pericolo di combustione di alcuni materiali. Insomma, c'è una letteratura già ampia, anche da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, per cui stiamo attenti e speriamo che tra l'altro a breve finalmente siano disponibili per tutti all'acquisto ad un prezzo chiaramente ragionevole. Sindaco, un'ultima domanda. Ci sono ancora tanti indisciplinati, lo vediamo tutti i giorni per strada, posti di controllo allestiti d'urgenza perché sono troppe le macchine in giro. Si apre una settimana importante. Che dobbiamo dire allora a chi si ostina ancora ad uscire senza che ce ne sia reale motivo? Allora, dobbiamo dire che la prima regola significa appunto avere rispetto di se stessi e degli altri. Se uscire significa farlo liberamente oppure senza appunto, come lei giustamente dice, una reale necessità, significa andare incontro a possibilità di sanzioni anche importanti. E voglio anche ricordare che nella settimana prossima questi controlli saranno ancora più stringenti perché le persone si devono togliere dalla testa di fare riunioni in famiglia. Purtroppo è triste per tutti, cioè non stiamo dicendo che alcuni sono privilegiati e altri no. Si sta in casa,
E ai noi si festeggerà una Pasqua anomala, però è bene che ce lo mettiamo in testa che anche nei condomini, anche all'interno di appunto interi palazzi dove purtroppo gli occhi non ce li abbiamo, quindi non possiamo controllare condominio per condominio, vale la stessa regola. E ho chiesto ai cittadini per favore di comunicarci eventuali casi di feste o assembramenti all'interno di famiglie, perché evidentemente dobbiamo arrivare anche lì dove i nostri occhi non possono arrivare. La questura di Campobasso ha ricevuto due diverse donazioni di gel igienizzante da parte di alcuni privati che hanno voluto manifestare in tal modo la propria solidarietà agli uomini in divisa, particolarmente impegnati in questo periodo, in questo delicato compito. Protagoniste del gesto sono l'agenzia di assicurazione Assi Service e la Beauty Charm di Campobasso, nonché la Osco Pharma di Vinchiaturo. Il materiale donato è stato destinato agli operatori di polizia di Campobasso, ma non solo. Infatti, su desiderio dei benefattori, parte del gel è stato consegnato anche al personale sanitario dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, a cui gli stessi uomini della questura hanno provveduto a far pervenire le relative confezioni. Lo vediamo in questa immagine. Ogni sera dopo la chiusura, un fornaio di Isernia, Fernando Cicchetti, lascia i prodotti invenduti davanti ai suoi due negozi a beneficio dei bisognosi. Ogni busta è accompagnata da un biglietto, andrà tutto bene. Nicola De Santis. L'emergenza sanitaria è divenuta ormai anche emergenza sociale, nonostante gli sforzi del governo per tutelare le fasce più deboli della popolazione. Nelle difficoltà però il popolo italiano riscopre quei valori che sono propri della sua cultura e così chi può mette a disposizione degli indigenti ciò che possiede. Fernando Cicchetti sa cosa vuol dire il sacrificio. Da quando era ragazzo infatti si sveglia prima che sorga il sole per portare avanti l'azienda di famiglia. Anche durante l'emergenza sanitaria, all'alba inizia a selezionare gli ingredienti per impastare ed infornare pane, panini e biscotti. L'invenduto, ovvero ciò che avanza dagli scaffali, quando viene sera viene imbustato e lasciato davanti alla vetrina dei suoi due negozi a disposizione di chi non riesce in questi giorni neppure a portare il pane in tavola. Ed in ogni busta c'è un messaggio di speranza per chi sta soffrendo a causa della crisi sanitaria ed economica. La sera è quello che avanza del pane. Prepariamo delle buste che lasciamo fuori dai nostri negozi, sia a Via Tedeschi San Lazzaro che qui a Giovanni XXIII. Lasciamo fuori la busta col pane e con l'auspicio andrà tutto bene. Sono composte dei prodotti che rimangono invenduti durante il giorno, quindi pane, biscotti, qualsiasi cosa. E noi prepariamo queste buste alla chiusura dei negozi, sigilliamo queste buste che attacchiamo fuori dai nostri negozi in appositi spazi. Ripeto, con l'augurio andrà tutto bene in favore di chi ne ha bisogno. Allora, a San Lazzaro rispondono di più, nel senso che la mattina non si trova nulla, mentre a Giovanni XXIII, la mattina presto, quando mi reco presso l'azienda, vedo spesso che le persone le staccano la mattina presto, non la sera, ma le vengono a ritirare la mattina presto. Si riscontrano sempre più adesioni alla campagna di solidarietà Scontagiamoci. Il gruppo Amadori ha donato 5 ventilatori polmonari alla terapia intensiva del Cardarelli. L'organizzazione, ideata da un imprenditore e da un avvocato di Campobasso, ha raccolto quasi 200.000 euro. Valentina Ciarlante. Un'onda di solidarietà che è sempre più grande, che è riuscita a far confluire attorno a un hashtag tanti cittadini, imprenditori, tutti desiderosi di sostenere la propria comunità in un momento così difficile. È quella scaturita dalla campagna Scontagiamoci, ideata da un imprenditore e da un avvocato di Campobasso. Loro hanno messo in piedi una vera e propria organizzazione di beneficenza con l'unico scopo di offrire un aiuto concreto in un periodo di grave emergenza al sistema sanitario regionale.
Una campagna che nelle ultime ore ha registrato l'adesione di Amadori, il gruppo alimentare operativo anche in Molise con un sito produttivo e allevamenti di filiera. Attraverso Scontagiamoci, Amadori ha donato 5 ventilatori polmonari per i pazienti della terapia intensiva del Cardarelli. I macchinari verranno consegnati il prossimo 27 aprile alla presenza del dottore Claudio Rossi, primario dell'ospedale di Campobasso. Complessivamente, in sole 4 settimane, Scontagiamoci avrà quindi consegnato alle strutture ospedaliere molisane, direttamente o indirettamente, ben 22 ventilatori polmonari. L'obiettivo iniziale era raccogliere 100.000 euro. Alla fine la somma ottenuta, grazie alle tante donazioni, ha sfiorato i 200.000 euro e da qui è stato possibile preventivare ulteriori acquisti di attrezzature utili a dare una mano a medici e operatori sanitari che in questi giorni stanno lavorando senza sosta per salvare delle vite. Bene, troviamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Ecco le previsioni per lunedì 6 aprile. Un campo di alte pressioni abbraccia il Molise garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Quindi le temperature: Campobasso 5,13, Isernia 2,13, Termoli 9,14, Venafro 2,14. È tutto. Termina questa edizione del nostro telegiornale. Ci vediamo questa sera alle 19.30 per tutti gli aggiornamenti. Intanto vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.